Il cardine fondamentale su cui si basa ginnastica posturale è dato dalla respirazione. L'obiettivo della respirazione è quello di creare una calma interiore e di dettare il ritmo del respiro. Essa si distingue in quattro tipologie differenti di respirazioni, rappresentate dalla respirazione toracica alta, tipica delle persone molto ansiose, la respirazione toracica media, che invece è tipica di quelle persone che hanno il diaframma bloccato, dalla respirazione addominale, detta anche respirazione diaframmatica, ed infine dalla respirazione completa, che riteniamo sia quella ottimale. Perché? Perché va a utilizzare tutti quanti e tre i tipi di respirazione elencati precedentemente. Andremo adesso ad analizzare alcune esercitazioni utili a migliorare questa capacità. Quindi, per migliorare la respirazione toracica alta, posizionando le mani sulla parte pettorale, durante la fase inspiratoria porteremo lo sterno verso l'alto, mentre durante la fase espiratoria lo proietteremo verso il basso. In questo modo andremo ad aumentare il diametro antero-posteriore. Un esercizio invece utile per migliorare la respirazione toracica media, sempre utilizzando le mani, è quella di poggiarle sulle coste, e quindi durante la fase inspiratoria aumenterà il diametro latero-laterale e quindi le mani verranno sospinte verso l'esterno, mentre durante la fase espiratoria le mani si avvicineranno tra di loro. Sempre utilizzando le mani possiamo andare a lavorare sulla respirazione diaframmatica, quindi poggiando le mani sulla parete addominale. Durante la fase inspiratoria le mani andranno verso l'alto e quindi il diaframma si abbasserà e consentirà all'aria di entrare all'interno dei polmoni, mentre durante la fase espiratoria l'addome verrà schiacciato verso il pavimento, il diaframma si solleverà e l'aria verrà espulsa. Attraverso la respirazione diaframmatica viene aumentato il diametro verticale respiratorio. L'ultimo tipo di respirazione è quella completa. La respirazione completa quindi andrà ad utilizzare tutti quanti e tre tipi di respirazione elencati precedentemente, quindi la toracica media, la toracica alta e la diaframmatica. In questo modo si avrà una respirazione completa e quindi l'aria che andrà all'interno del nostro corpo sarà molto di più.